La scuola che si sta costruendo è per nome di noi Suore della Provvidenza, figlie di San Luigi Scrosoppi, udinese. È una scuola che abbiamo tanto desiderato perché la popolazione qui nella zona di Barapur, i genitori chiedevano con insistenza davvero che la scuola si ampi, che per raggiungere una formazione più qualificata per i loro bambini, e questo è stato possibile grazie all'intervento di molte persone, molti progetti, ma direi in modo particolare attraverso il progetto ASH finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha permesso di fare un salto enorme nella costruzione della scuola. Questo edificio è organizzato su quattro piani, il piano terra è il primo piano dove saranno ricavate aule, un secondo piano dove verranno ricavati i laboratori della scuola, laboratori di fisica, di chimica, di disegno, yoga, musica, la palestra, laboratorio di lingue, di computer informatica e una biblioteca. E poi ci sarà il terzo ultimo piano dove verranno ricavate altre aule. Questo lavoro è fatto perché noi adesso non abbiamo tanti soldi qui, per quello noi abbiamo questa scuola materna, sì, abbiamo fatto ogni anno faceva un piano o aumentava un'aula per portare avanti la scuola. Quindi questa scuola è cominciata nel 2000 fino al 2005-2006, noi abbiamo portato avanti, perché 2 anni fa, l'anno scorso abbiamo cominciato la scuola. Di scuola elementare. Questa scuola elementare è proprio aiutata dagli amici d'Italia, da CEI, riceviamo qualche aiuto e poi il secondo piano della scuola viene fatto da un'associazione, Nicopeggia. A questo progetto noi ci tenevamo in un modo straordinario per diversi motivi. Prima di tutto per l'educazione dei figli, dei bambini. Infatti noi Suore della Provvidenza abbiamo come missione particolare quello dell'educazione e quindi questa mission ci attirava per poterla portare a compimento in questa realtà indiana. Poi perché la scuola diventa uno strumento potente per far crescere questa realtà locale. Ad esempio, noi attraverso la scuola possiamo dare lavoro a diverse insegnanti, il personale di assistenza, ai giardinieri, a diverse persone che così possono acquistare delle possibilità di vivere in un modo dignitoso. Ancora la scuola diventa per noi un modo di fundraising per le altre missioni. Infatti, se qui c'è un certo benessere, nelle altre parti dove noi operiamo nell'India la realtà è veramente molto grave e quindi dobbiamo operare a titolo esclusivo di carità, di solidarietà, ma anche là occorrono dei mezzi per poter mandare avanti la missione. Quindi questa scuola diventa anche uno strumento per mandare avanti le altre missioni nelle varie parti dell'India, in realtà molto più povere. My name is Nisha De. I am 6 years old. My name is Vishwarup Dhar. And this is your class? Yes. Which classes? This is class 1A. Studies are good. I happy to come this school. This class is 2B. 2B? Yes. And now? They're having their final exam and today is the last day, last exam. I've done their exam well. Yes, all are very good. Questi insegnanti e con questi bambini sono come nostri, vuol dire che gli insegnanti sono i nostri collaboratori.
E noi diamo una grande importanza per i nostri collaboratori laici. Se anche non sono cristiani, c'è la vita, è tanto importante. Noi diamo il nostro metodo pedagogico di Padre Luigi. E quindi collaborazione come sorelle, non come insegnante. Cioè noi non trattiamo come insegnante, no? Trattiamo sempre come una sorella, che è una sorella impegnata per fare del bene ai nostri bambini. Quindi noi suore, insieme agli insegnanti, cerchiamo di formare i nostri bambini, non soltanto intellettualmente, ma più formazione di cuore, come vuole il nostro padre. Questa è una English School, che significa che le lezioni vengono tenute totalmente in inglese fin dal primo anno, progettata da un noto studio di ingegneri e architetti di Calcutta. È l'avanguardia perché viene realizzata completamente con una struttura in cemento armato e con delle murature in mattoni fatte a più strati per uno spessore di quasi un metro, che la rendono termicamente molto gradevole, quindi è abbastanza calda d'inverno, è fresca d'estate, ventilata, senza avere impianti particolari, perché qui naturalmente non si possono realizzare impianti come da noi. Siamo particolarmente orgogliosi di come lavora l'impresario a cui abbiamo appaltato la scuola, perché l'impresario è venuto in Italia, ha visto questa impalcatura e l'ha importata, ha cominciato a lavorare con i suoi uomini, con i suoi operai, servendosi proprio di queste nuove strutture. Questo aiuta tantissimo i suoi operai a essere più sicuri, quindi ha aumentato la sicurezza del lavoro. E inoltre le impalcature durano nel tempo e se le può utilizzare poi anche in futuro. Abbiamo cominciato nel 2000 scuola materna con 19 bambini. Adesso noi abbiamo 550. Questi 550, 220 sono nella scuola materna, 330 nella scuola elementare. Questi perché ci sono tante iscrizioni, ancora vengono, perché loro dicono che quando sentono il nome di St. Luigi School, tutti sentono che è una scuola speciale. Per quello vengono volentieri e c'è tanta richiesta ancora. Anche per gli insegnanti ci sono tante richieste. Ormai le nostre sorelle qui in India da tanto dicono che è importante aspettare l'aiuto dell'Italia. Gli aiuti dell'Italia sono venuti, ma sono benvenuti soprattutto gli aiuti dell'Italia che fanno fare un salto, cioè che creano non più dipendenza sempre dall'Italia, ma una possibilità di autosviluppo dopo e di autofinanziamento. Questo era un sogno molto grande delle nostre sorelle che lo continuavano a ripetere, ma non trovavamo mai la forma, perché purtroppo noi suore della Provvidenza siamo sempre immerse nelle realtà di povertà. Avendo trovato la formula di questa scuola, noi crediamo che sia davvero possibile un autofinanziamento anche per le altre missioni. E il punto di forza è che con i soldi delle rette di chi si può permettere si pagano anche gli studi ai bambini, a un certo numero di bambini che noi abbiamo previsto sul 30% almeno, che non hanno possibilità, che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di frequentare questa scuola.